Prezzi in arrivo, una stangata da quasi 1.500 euro a famiglia, previsti rincari su trasporti, alimentari, assicurazioni e tassa rifiuti. I consumatori lanciano l'allarme, brusca frenata sui saldi. Monti spinge per una lista unica, continua la trattativa con i centristi, obiettivo raggiungere il 20% dei consensi e intanto il PD incassa la candidatura del procuratore antimafia Grasso. Intervento tempestivo dei vigili del fuoco in un casolare del Viterbese, salvate 11 persone, tra cui 5 bambini. Non siamo eroi, dicono i pompieri, ma per i più piccoli avremmo fatto l'impossibile. Parte domani a Roma l'annuale incontro della comunità di Taizé, preghiera e riflessioni fino al 2 gennaio per le migliaia di giovani che saranno ospitati in parrocchie e famiglie. Sabato l'incontro col Papa. Cesellato da un artigiano ignoto, con 3 dita alzate nella manina destra e un cuore rosso in quella sinistra, esposto per tutto il tempo di Natale in una chiesa del centro di Roma, il bambinello di Padre Pio. Buonasera da TG2000. Eccoci qua, buonasera a tutti voi. E come avete sentito dai titoli, tante come sempre le notizie di cui parleremo stasera. Prima però la nostra attenzione sull'ennesimo episodio di violenza nei confronti dei cristiani. In Pakistan una 17enne è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa e ritrovata nel suo appartamento nel centro della città di Quetta. Si indaga sul movente, ma la pista religiosa è quella principale. E secondo le ultime stime sono stati 105.000 solo quest'anno i cristiani uccisi nel mondo per la loro fede. Pierluigi Vito. Hanno cantato la Deste Fideles nella loro lingua, hanno provato a vivere un Natale come gli altri, ma celebrare l'Eucaristia dietro un cancello sorvegliato da uomini armati non è certo normale. Per i cristiani del Pakistan professare la propria fede significa rischiare la vita. Come è accaduto ieri, giorno di Santo Stefano, primo martire, a Quetta, la capitale dello stato sud-occidentale del Beluchistan. Una giovane cristiana è stata uccisa nella sua casa a colpi di arma da fuoco alla nuca. Il cadavere è stato rinvenuto dal fratello, che ha avvisato la polizia. È stata aperta un'inchiesta e si indaga sui possibili moventi. Tra questi l'odio religioso. Un odio che in quest'anno che volge al termine ha portato in tutto il mondo alla morte di 105.000 cristiani. Uno ogni 5 minuti. Una strage che divampa in diverse aree del mondo. Oltre al Pakistan, la Nigeria, dove la violenza dei terroristi di Boko Haram ha fatto 12 morti nelle chiese il giorno di Natale. E poi Somalia, Mali, alcune regioni dell'India e dell'Egitto. Ma il fragore delle armi non riesce a sopraffare l'annuncio di pace e perdono portato alla parola del Vangelo, nella voce di tanti uomini e donne che, sull'esempio di Santo Stefano, come ha ricordato ieri all'Angelus Benedetto XVI, continuano a vivere di Cristo. E Sara, adesso torniamo in Italia, perché il 2013 si apre con una nuova stangata. Si parla di 1.500 euro in più da sborsare per ogni famiglia. Le previsioni di Adusbef e Federconsumatori indicano aumenti per alimentari, biglietti dei treni, RC auto, bollette, bolli e servizi postali e bancari, nonché pedaggi e tariffa sui rifiuti. E allora vediamo nei particolari cosa ci aspetta con Marco Bergamaschi. Una stangata aspetta le famiglie italiane nel 2013. Secondo le associazioni dei consumatori, nel nuovo anno si registreranno aumenti per alimentari, biglietti dei treni, assicurazioni delle auto, bollette e canoni, servizi bancari, pedaggi autostradali e IVA. Calcolando anche le ricadute dell'IMU, i rincari peserebbero su ciascuna famiglia per 1.500 euro. Stanno aumentando tutte le tariffe, tutti i costi di vita quotidiana aumentano, mentre il blocco degli stipendi, la crisi occupazionale rimane ferma, se non peggiorata. E quindi ovviamente il segnale d'allarme è molto forte proprio per la qualità di vita delle famiglie. Stiamo un po' raschiando il fondo del barile. Se per esempio una volta l'aumento della benzina poteva sembrare quasi un incentivo a consumare meno, quindi avere meno impatto ambientale, oggi davvero tutti gli aumenti della benzina colpiscono al cuore la vita quotidiana delle famiglie. Poi tutti i canoni. Per il forum delle famiglie nel 2013 bisognerà tornare a rimettere al centro la questione fiscale. È tempo dello sviluppo probabilmente, poi è tempo di alleggerire la pressione fiscale sulle famiglie, quindi questo sarà l'anno in cui la questione fiscale tornerà all'emergenza e non come una variabile marginale, ma come una priorità assoluta.
E qualche buona notizia per la nostra economia arriva dai mercati. Positiva stamattina l'asta dei titoli di Stato. Sono stati collocati tutti gli 8,5 miliardi di BOT a 6 mesi, anche se con tassi in leggero rialzo. La domanda è stata pari a circa 13,3 miliardi. Il Tesoro ha anche collocato 3,25 miliardi di CTZ, pari all'ammontare massimo offerto. Le borse hanno chiuso positivamente, con Milano che ha fatto registrare un progresso intorno all'1%. E adesso la pagina della politica. Il procuratore antimafia Piero Grasso chiede l'aspettativa e si candida con il PD. Prosegue la salita di Monti, che spinge invece per una lista unica, ma la giornata politica è stata caratterizzata anche dalle polemiche sulle apparizioni TV di Berlusconi. Allora sentiamo tutto questo nel servizio di Augusto Cantelli. Una lista tutta sua per ottenere il 20%. Passo dopo passo Mario Monti disegna la sua salita in politica dopo l'agenda e il famoso tweet con l'invito all'impegno diretto. Alcuni sondaggi regalano al professore un discreto pacchetto di voti che oscilla tra il 19 e il 21%, molto da un punto di vista percentuale, poco invece per colpa del sistema elettorale. Nel conteggio dei seggi il premier porterebbe alla Camera dai 60 agli 80 deputati contro i possibili 360 del PD, se dovesse conquistare, come dicono i sondaggi, il premio di maggioranza. L'idea di una lista unica con il nome Monti resta comunque la più caldeggiata, ma UDC e Movimento di Montezemolo frenano nel dare al professore carta bianca sulle candidature. Ma a proposito di candidature, gran colpo del Partito Democratico, che ottiene il sì del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso. Domani la presentazione con Bersani. Sul fronte del PDL invece nuovi attacchi contro il premier. A dettare la linea resta sempre Berlusconi, che nell'ennesima presenza televisiva lancia strali contro il suo successore a Palazzo Chigi. Per il cavaliere Monti, con la sua salita in politica, dimostra di essere di rango inferiore. Secondo l'Osservatore Romano invece l'espressione salire in politica è una appello a recuperare il senso più alto della cosa pubblica, che pur sempre cura del bene comune. È arrivato il momento di girare il mondo per vedere cos'altro è accaduto. Siria. Mentre prosegue l'attività diplomatica per giungere ad un accordo politico sul dopo Assad che fermi la guerra civile in atto, l'UNICEF lancia un appello per raccogliere 16 milioni di euro in favore dei bambini siriani, i più colpiti dal conflitto in corso da quasi 2 anni. Iran. Yosef Nadarkhani, il pastore cristiano imprigionato in Iran per apostasia e rilasciato nel settembre scorso dopo quasi 3 anni in carcere, è stato nuovamente arrestato il giorno di Natale nella sua città di Rasht. Sconta una pena per la sua attività di evangelizzazione tra i musulmani. Stati Uniti. A soli 5 giorni dal cosiddetto precipizio fiscale cresce il nervosismo per il mancato accordo fra democratici e repubblicani. Il presidente Obama torna di tutta fretta dalle vacanze natalizie alle Hawaii, sperando in una intesa che sventi i pesanti tagli alla spesa pubblica e la fine degli sgravi fiscali che rischiano di far tornare l'economia americana in recessione. Italia. L'ex capogruppo del PDL alla regione Lazio, Franco Fiorito, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Era stato arrestato il 2 ottobre con l'accusa di peculato per aver sottratto 1.300.000 euro dei fondi destinati al partito. Attenuato sia il pericolo di inquinamento delle prove che il rischio di reiterazione del reato, dice il GIP. Cibo in cambio di armi. Gli Stati Uniti cercano di combattere così l'uso spesso drammatico di pistole e fucili. Ci spiega tutto Francesco Durante. Un buono da $100 per fare la spesa in cambio di una pistola non è solo uno slogan pubblicitario, ma un'iniziativa che funziona davvero. L'obiettivo che si propone è tutto nel suo nome: riduzione delle bande armate e programma di sviluppo giovanile. Già dal 2009 la città di Los Angeles ha avviato questo progetto e da allora il positivo scambio viene ripetuto ogni anno nel mese di maggio. Il sindaco Antonio Villaraigosa però ha deciso di anticipare l'evento, forse come gesto dimostrativo sull'onda dell'emozione, per
dare una risposta concreta e immediata a tragedie come quella del massacro nella scuola elementare in Connecticut, dove il 14 dicembre un giovane ha ucciso 20 bambini e 6 adulti. E allora ecco le semplici regole da seguire per i cittadini americani che vogliono rinunciare alla propria pistola e guadagnare $100 da spendere al supermercato, somma che viene raddoppiata se l'arma è un fucile automatico. Bisogna recarsi con l'automobile in un parcheggio stabilito tra le 9 di mattina e le 4 di pomeriggio. L'arma, non importa se detenuta anche illegalmente, deve essere scarica e chiusa nel portabagagli. Quindi un incaricato passa a ritirarla senza fare alcuna domanda al suo possessore. L'iniziativa sta dando risultati eccellenti, dimostrando la stretta connessione statistica tra quantità di armi ed atti di violenza, legame sempre smentito dalle lobby che costruiscono e vendono armi. Da quando è iniziato il programma, nel 2009, a Los Angeles i crimini delle gang sono crollati del 39%, con 241 sparatori in meno ed un calo del 33% di chiamate d'emergenza. L'anno scorso a maggio sono state ritirate 1.673 armi, ma in totale finora circa 8.000. tra pistole e fucili sono stati sottratti dalle mani dei cittadini di Los Angeles. Un incendio che poteva trasformarsi in tragedia, ma i vigili del fuoco salvano nel viterbese 5 bambini imprigionati dalle fiamme sviluppatesi in un casolare. La storia a lieto fine nel servizio di Massimiliano Cocchi. Ma non ho fatto niente, ho fatto quello che mi veniva da fare e basta, vedi, non è che... Minimizza e rifiuta il ruolo dell'eroe, ma questa notte il coraggio e la prontezza di riflessi di Gianni Ottaviani, proprietario di un negozio di ferramenta a Villa San Giovanni in Tuscia, nel viterbese, hanno salvato la vita ad 11 persone. Tutto è successo poco dopo l'una, quando in questa abitazione, nel centro del paese, è scoppiato un incendio. Nella casa, in quel momento, c'erano 11 persone, una famiglia di nigeriani con dei loro amici, 5 bambini. Le fiamme, partite da una stufetta a gas, in pochi minuti hanno divorato tende e mobili, creando una densa nube di fumo che ha bloccato tutti al primo piano. Svegliato dalle urla, Ottaviani è uscito di casa con una scala, è entrato nell'appartamento e ha messo in salvo tutti e 11 vicini e ha portato via una bombola del gas che stava per essere raggiunta dalle fiamme. È stato veramente bravo, poi c'era la bombola che era infuocata, ha preso questa bombola, l'ha buttata un po' da parte. Non è successo niente, poteva succedere tutto. Ora i 5 bambini sono ricoverati all'ospedale Belcolle di Viterbo. Per loro niente di grave, solo una lieve intossicazione, mentre la parrocchia sta cercando una sistemazione per il resto della famiglia rimasta senza una casa. Non ho elementi per dubitare dell'esistenza in vita di Andrea Calevo, ma non ho neanche nessuna prova positiva che stia benissimo. Così il procuratore capo di Genova, Michele Di Lecce, che dirige le indagini sul sequestro dell'imprenditore spezzino, rapito, lo ricorderete, il 16 dicembre scorso nella sua villa di Lerici. Nessun contatto nemmeno per i 3 marittimi campani prelevati dai pirati al largo della Nigeria. Massimo lo sforzo condotto in queste ore dalla Farnesina. E cambiamo argomento, è stato uno dei regali di Natale più gettonati, ma sulla loro sicurezza arrivano i primi dubbi. Sequestrate dai NAS di Genova 3.000 sigarette elettroniche non certificate. Sentiamo. Oltre 3.000 pezzi fra dispositivi e liquidi privi del marchio di sicurezza CE sequestrati, 30.000 euro di sanzioni amministrative elevate a 3 negozianti non risultati in regola, una decina in tutto quelli controllati complessivamente nei quartieri Centro, Foce e San Fruttuoso. È il bilancio dell'operazione portata a termine dai carabinieri del nucleo antisofisticazione di Genova. I militari dell'arma, su segnalazione di alcuni cittadini, hanno effettuato i controlli nel corso della scorsa settimana, arrivando all'individuazione di numerosi prodotti privi delle etichettature necessarie. Accanto al materiale risultato poi in regola, ne è stato trovato altro risultato nocivo e proveniente dalla Cina, reperibile in punti vendita nati negli ultimi tempi per sfruttare la corsa ai regali di Natale. I militari operanti hanno verificato che erano posti in vendita dei prodotti, in particolar modo sigarette elettroniche, prive di qualunque tipo di etichettatura. Non vi erano inseriti né i produttori né gli importatori, non erano segnalato la pericolosità eventuale della somministrazione a soggetti che potevano farne un uso indiscriminato. L'attività del NAS è stata voluta dal Ministero della Salute nell'ambito delle verifiche sulla distribuzione in Italia di questo prodotto. A breve dovrebbe essere pubblicato il parere del Consiglio Superiore della Sanità sugli eventuali rischi per la salute legati alle sigarette elettroniche. Considerato che questi prodotti erano privi di etichettature e di
indicazioni sulla sicurezza del prodotto, non è possibile neanche stabilire in questo caso se il prodotto fa male per la salute. Sicuramente quelli che sono composti da nicotina devono avere necessariamente delle indicazioni, quali per esempio quelle relative alla cautela da osservare in presenza di bambini. Cambiano le regole per ottenere la patente per poter guidare una motocicletta, diventano più severe, come ci spiega Luigi Ferraiuolo. Cambia tutto per i centauri italiani, gli appassionati di moto e motorini dal 19 gennaio dovranno studiare da capo, infatti entrano in vigore le nuove norme europee per i motocicli, stilate per dare maggiore sicurezza in groppa alle due ruote. Per guidare una moto di grossa cilindrata bisognerà aver compiuto 21 anni, avere da 2 anni la patente base e superare un esame, altrimenti si potranno guidare solo a 24 anni. Invece chi utilizza motorini o minicar dovrà avere una vera e propria patente, chiamata d'ora in poi AM, e non più il vecchio e semplice patentino. La novità significa che ci saranno sospensioni e punti anche per i piloti più piccoli, non solo per i loro genitori. Inoltre spariscono i corsi di guida nei licei, ritenuti poco professionali, anche se erano molto apprezzati dagli studenti perché decisamente più economici. Infine, niente paura per i vecchi patentati, non cambia nulla. Potranno andare avanti fino alla scadenza del patentino. Fino al 6 gennaio nella chiesa di San Salvatore in Lauro, nel cuore di Roma, una reliquia unica viene offerta alla devozione dei fedeli. Il bambino Gesù che Padre Pio teneva fuori dalla sua cella nel convento di San Giovanni Rotondo e che fu donato dai frati all'attore Carlo Campanini. Lucia Scione. Don Pietro ci ha spronati un po' a farlo venire fuori e allora noi siamo molto contenti adesso di averlo in questa chiesa, perché tutti possono venire e sentire qualche cosa che senz'altro smuoverà le coscienze di molti. Nelle parole di Maria Pia, figlia del grande Carlo Campanini, l'attore a cui Padre Pio stravolse la vita, l'entusiasmo per una straordinaria opportunità tutta da vivere. Quella di far visita al bambinello che il frate di Pietralcina teneva a pochi passi dalla sua cella e che i frati donarono all'altista. Lui lo ha visto una volta fuori dalla cella di Padre Pio e ha detto che avrebbe avuto piacere di portarlo fuori dal convento per farlo vedere a tutti. E gliel'hanno regalato i frati e da allora, più di 40 anni fa, è a casa nostra. Padre Pio ogni volta che usciva dalla sua stanza lo baciava, era il segno di un grande amore verso Gesù e di un grande amore ricevuto da Gesù. Il bambinello di Padre Pio resterà esposto fino al 6 gennaio nella chiesa di San Salvatore in Lauro, nel cuore di Roma. Venire qua significa fare la stessa esperienza di Padre Pio, ricevere quella tenerezza, quell'abbraccio, quella dolcezza dell'amore di Dio che si è fatto uomo per noi e che oggi si manifesta così in piccoli segni, anche in una piccola statuetta di legno che trasmette però l'amore infinito di Dio. Mi fa piacere vedere lo sguardo delle persone mentre lo osservano, perché vedo gioia e spero veramente che tutti riescano a provare quello che provo io ogni volta che lo guardo. E adesso colleghiamoci con una delle parrocchie romane che ospiteranno i ragazzi di Taizé, la comunità che ha organizzato quest'anno il proprio Capodanno nella capitale. In diretta, lo vedo già, eccolo lì, il nostro Francesco Durante. Allora Francesco, dici dove ti trovi. Eccoci, dici dove ti Massimiliano, trovi. Non siamo parlare. In una parrocchia, perfetto. Ma siamo davanti alla cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano, perché proprio qui tra poco ci sarà una preghiera dei volontari della comunità di Taizé che accoglieranno, già stanno accogliendo, ma da domani ci sarà il grosso, pensate, 40.000 giovani da tutta Europa verranno qui a Roma, invaderanno la capitale e pregheranno per la pace, ma sarà un pellegrinaggio di fiducia. Ne sapremo di più tra poco nel servizio di Pierluigi Ito, ma sentiamo questi giovani da dove vengono e come sono le loro attese. Sono Matteo di Teramo, sono arrivato questa mattina presto e già faccio parte dell'orchestra e già ci siamo messi in moto con i canti. È stancante ma con degli ottimi risultati a livello musicale. Tu da dove vieni? Dalla Germania. Sono arrivata a Roma 3 mesi fa per preparare l'incontro e per me è molto bello che domani i numeri diventano visi di giovani. Frère John della comunità di Taizé, allora cosa accadrà tra poco? Avremo la preghiera che diventerà molto più grande nei giorni seguenti, ma sarà già la preghiera che riunisce i giovani di tutta l'Europa insieme.
tante famiglie accoglieranno, 20.000 famiglie pensate qui a Roma. Tu da dove vieni invece? Dall'Italia, da Verona. Penso che sia un anno particolare per noi perché viviamo l'altro aspetto, cioè accogliere le persone e non più essere accolti. Ed ecco ancora dall'Europa, dal cuore dell'Europa, Polonia. Sì, io sono polacca e come Giulia sono qui dal settembre e per me è molto bello vedere tutto questo lavoro che abbiamo fatto con tutte le parrocchie, con tutti gli amici che si riesce, sì, al fine. Infine dalla Germania? Sì, sono venuto dalla Germania e adesso aspetto con molta ansia le preghiere che sono nelle varie chiese di Roma. Ecco, allora scopriamo quali saranno queste chiese e come si stanno preparando gli altri volontari nel servizio di Pierluigi Vito. Da San Giovanni in Laterano è tutto a voi, studio. Primo, orientarsi. Devono prendere confidenza con la città eterna. I 2.000 volontari italiani e stranieri impegnati nel 35esimo incontro europeo dei giovani promosso dalla comunità di Taizé. Dal 28 dicembre al 2 gennaio sono previsti circa 40.000 ragazzi e ragazze in arrivo a Roma per vivere una forte esperienza di fede e di comunione che si rinnova di anno in anno. Penso che è un segno importante per, non solo per Roma ma anche per l'Europa e per il mondo di oggi, di guardare tanti giovani che lasciano la routine della loro vita, lasciano le vacanze che avranno, la famiglia, per venire a trovarsi qui a Roma a riflettere sulla fede e sull'impegno cristiano che possono vivere nel mondo di oggi. E questo è un segno di speranza. Al mattino momenti di preghiera e di incontro con i segni di speranza del territorio nelle parrocchie della capitale che ospitano i partecipanti. Poi alle 14 e alle 19.30 le celebrazioni comunitarie in 7 grandi chiese della città. E sabato 29 alle 18 l'incontro in piazza San Pietro con Benedetto XVI. I preparativi per l'accoglienza fervono e a proposito c'è ancora possibilità di dare una mano. Come pure le attese di quelli come Sara e Davide, volontari con passione. Non vediamo l'ora di vedere le chiese di Roma piene di giovani che pregano insieme e che vengono da tutto il mondo. Esatto, Roma non può rimanere indifferente davanti a 40.000 giovani che vogliono venire a pregare nelle loro chiese. Li accogliamo a braccia aperte in un modo molto semplice ma anche molto caloroso. Noi Sara abbiamo terminato qui, ma i nostri telespettatori possono rivederci sul sito tv2000.it. Il nostro telegiornale termina qui, ma vi ricordiamo alle 20.55 l'appuntamento con TG. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata. Arrivederci.